Allora, innanzitutto questa è un'indagine che non coinvolge in alcun modo il sindaco. Io in questo momento preferisco dire molto poco, per non compromettere le posizioni degli indagati in relazione alle mie parole, visto che sono il sindaco di Napoli, per la fiducia che ho come persona e come istituzione e per il mio pregresso nei confronti della magistratura, che sono convinto dimostrerà rapidamente l'assoluta correttezza dei miei più stretti collaboratori, perché le mie parole potrebbero rappresentare piombo in questo momento rispetto a quello che penso di tutto quello che sto leggendo e dell'idea che mi sono fatto, perché non vedo nulla sinora di penalmente rilevante, di eticamente riprovevole e nemmeno di interesse pubblico, vedo solo palate e montagne di fango che sono state buttate complessivamente su una città che sta risalendo, a cominciare dalla Coppa America, che è stato un evento di prim'ordine. Se qualcuno ha commesso dei reati, che vengano perseguiti rapidamente senza guardare in faccia a nessuno. Io continuo a essere convinto, per come conosco i miei più stretti collaboratori, che sono persone non limpide di più. E io capisco che si faccia fatica in questo momento storico a considerare strano che persone collaborano a titolo gratuito con il comune, circa 20 persone. Può sembrare strano che noi viviamo di stipendio come tantissime persone che a fatica arrivano alla fine del mese, che uno possa avere i familiari più stretti che non hanno lavoro come tantissimi altri. Tutto questo si fa fatica perché il Paese ormai è intimamente convinto che la politica sia qualcosa in qualche modo, anche solo indirettamente, anche solo lontanamente, di poco chiaro. Bene, io ovviamente sono convinto, ma loro lo dimostreranno. Io credo che devono difendersi nella sede giudiziaria, perché io ho fiducia che la magistratura accerterà rapidamente. Certo, per quello che sto vedendo, mi auguro che lo faccia veramente rapidamente, perché insomma, da quello che leggo sui giornali è veramente incredibile.